Amici di Motorionline, ci troviamo all'autodromo di Vallelunga per la prima gara della Carrera Cup Italia e siamo qui col vincitore di oggi, Vito Postiglione, a cui faremo delle domande riguardo la corsa e più in generale al campionato. Ma innanzitutto Vito, complimenti per la splendida vittoria di oggi, hai dominato la gara, raccontaci un po' com'è andata. Beh, partivo secondo, in qualifica avevamo fatto il secondo tempo, sono riuscito a fare una buona partenza, quindi chiaramente alla prima curva sono andato in testa, quindi ho cercato subito chiaramente di prendere il mio ritmo, infatti dopo al terzo giro sono riuscito a fare anche il giro veloce della gara, quindi da lì in poi chiaramente ho spinto i primi giri per cercare di guadagnare un po' di margine sugli altri, visto che comunque dietro cominciavano già a farsi la lotta fra di loro, quindi chiaramente per cercare di guadagnare quanto più tempo è possibile per poter arrivare alla vittoria. Perfetto, tu sei un abitué delle vittorie nella Porsche Carrera Cup, quindi quali sono gli obiettivi per il campionato di quest'anno? Ovviamente penso che sarà confermarti al vertice. Beh, quello sicuramente, anche perché quest'anno ho avuto un cambio di team, l'anno scorso correvo con la Petri Corse, quest'anno sono passato all'Ebimotors, sicuramente è una delle migliori squadre che c'è nel Carrera Cup, quindi lo ha dimostrato negli anni precedenti e stiamo dimostrandolo noi adesso, chiaramente che siamo all'inizio della stagione. Parliamo invece un po' della vettura con cui corri, la GT3. Ti volevo chiedere qual è la differenza, quali sono le modifiche apportate rispetto alla vettura di serie che gli appassionati porscisti possono guidare ogni giorno sulle strade? Beh, sicuramente le modifiche, diciamo, più così sono comunque sono gli scarichi, la marmitta, chiaramente gli ammortizzatori, ha degli ammortizzatori prettamente da pista, poi è più leggera rispetto alla macchina stradale, c'ha il cambio sequenziale 6 marce, chiaramente non ha l'ABS, quindi come la macchina stradale non ha l'ABS, diciamo. In sostanza sono, tra virgolette, poco le modifiche che sono apportate tra la vettura stradale e questa qui da corsa. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, allora le 911 tradizionalmente hanno sempre avuto la fama di essere vetture molto impegnative da guidare, eccezione fatta per le ultime versioni, sto parlando di 996, 997 e 991 che invece sono state accusate forse di essere state fin troppo ingentilite, mentre la GT3 è una categoria a parte perché da tutti è riconosciuta essere una delle auto più impegnative da guidare su strada, quindi volevo chiederti se quella da pista come risulta da guidare al limite, specialmente sul bagnato, se è davvero tanto impegnativa quanto si dice. Sì, quello che hai detto tu è corretto, io ho guidato anche altre macchine in altre categorie ed effettivamente è così, anche quella da corsa è molto impegnativa, non ti permette di sbagliare, stai sempre, cioè chiaramente portarla al limite è molto difficile, non ti permette di fare errore, un minimo errore lo paghi caro, quindi anche fisicamente comunque ti stanca molto a guidarla e devi essere molto concentrato, non devi sbagliare niente. Perfetto, prima di lasciarti ti volevo chiedere un'ultima cosa, sul cappellino vedo una dedica, mi vuoi dire un po' questa dedica per chi va? Sì, questa dedica che ho sul cappellino va alla moglie di Enrico Borghi che è il proprietario del team dove purtroppo 15 giorni fa è venuta a mancare, quindi so che comunque anche lei ci teneva tanto vincere, stare davanti e quindi chiaramente questa l'ho dedicata soprattutto a lei, a Enrico e tutti i ragazzi del team che hanno fatto un ottimo lavoro e chiaramente tutti i nostri partner, gli sponsor chiaramente che ci permettono di essere qua. Quindi penso che non ci poteva essere modo migliore per ricordarla. Quindi ringraziamo Vito per la sua gentile intervista e ti auguriamo il meglio per le prossime gare a venire.